stasera questa iniziativa vede in campo la cultura, ma soprattutto la cultura da un fronte importante, quello delle donne, il tema delle donne che impegnate a fare delle riflessioni importanti. Ci saranno sicuramente delle poesie interessanti che leggeremo, e naturalmente in questa cornice straordinaria come quella del Gambrinus di Napoli. Qualcuno non sa che il Gambrinus è, come dire, tra il patrimonio materiale della città metropolitana di Napoli, quindi quando location importanti come queste vengono messe a sistema, a patrimonio, ma vengono condivise con tutte le associazioni culturali, con i cittadini dell'area metropolitana di Napoli, è un progetto che vince per la cultura insieme al sindaco De Magistris, ma soprattutto anche insieme a quella che è l'impegno personale. Innanzitutto abbiamo finanziato più o meno tutti i comuni dell'area metropolitana, mettendo in campo tutte quelle che sono iniziative di cultura e culturali che hanno la rilevanza nel tempo. Questa sera saranno premiati un'associazione culturale che da diversi anni si impegna con la propria amministrazione, in questo particolar modo l'amministrazione di Casa di Napoli, per una kermesse che ha dà il via un po' a quelle che sono le festività natalizie. Più sollecitazioni vengono dai territori, più riusciamo a dare una città metropolitana omogenea, unita e trasferibile pure fuori dalla realtà stessa della città metropolitana di Napoli. È una raccolta di poesie che verte su varie tematiche, e c'è dentro la mia famiglia, le persone mie più care, ci sono anche poesie che raccontano i miei viaggi, i miei voli pindarici. E soprattutto racconta anche e anche denuncia la mia poesia, è anche un modo per tuonare contro, è anche un modo per raccontare e per dare voce a chi purtroppo la voce non ce l'ha, a chi non ha la possibilità di esprimere il proprio pensiero. E quindi secondo me questo è un dovere da parte nostra, quello di abbiamo la possibilità di poter dire quello che pensiamo, di raccontare. Dentro di me c'è una sorta di febbre che ho bisogno proprio di nutrirla, per me è necessario nutrire questa febbre, e ho bisogno comunque di raccontare, di parlare di me, di parlare di quello che mi piace e di quello che non mi piace. Ma soprattutto anche nelle mie poesie che sono denuncia ho voluto conservare comunque la tenerezza, perché secondo me è importante, pur espletando il proprio pensiero, mantenere sempre quella tenerezza che secondo me è il primo seme dell'umanità.